Alessandri, il 20 maggio scorso l'Emilia-Romagna è stata dilaniata da una potente scossa di terremoto. Imprese, civiltà, cultura, tutto spazzato via. A 4 mesi da quel drammatico evento, come si vive lei e come ha vissuto lei da Emiliano quei momenti e come ora sta reagendo la popolazione? Sì, le scosse sono state fondamentalmente due, pesantissime, il 20 e il 29. Sono state due scosse vissute da cittadino con paura, perché meno male quando ti si sposta a letto e non capisci cosa succede, ti rendi conto il giorno dopo del disastro che è avvenuto, poi spesso neanche visivamente girando, perché molti dei danni più grossi sono stati all'interno. È stata una psicosi di terrore, buona parte della mia famiglia ha dormito in tenda, per cui è durato anche dopo, poi la paura di tornare dentro nelle mura domestiche. L'Emilia è un grande popolo, è un popolo che può ripartire anche da solo. L'importante è che la burocrazia non gli crede gli intralci, perché è questo che hanno chiesto dal primo momento. Ancora oggi, quando possiamo vedere, basta guardare il decreto che io ho diretto nei lavori qua in aula, di fatto non ha portato un euro. 500 milioni reali, gli unici veri che sono stati dati per adesso sono quelli che arrivano di fatto dall'aumento della benzina, ma di fatto dalle casse dello Stato, per una terra che paga miliardi di euro di surplus di tasse una volta che ha bisogno non c'è un euro, lo scoramento nei confronti della politica è molto forte. Però reagiscono. Reagiscono lo stesso perché l'unica cosa che è importante per l'Emiliano è tornare a lavorare. E questo è stato anche il primo terremoto che ha colpito A, una zona industrializzata, non era mai avvenuto in questo modo in Italia, B, e soprattutto i morti sono stati dentro le fabbriche, per cui è stata ancora di più l'attenzione verso le attività produttive. Oggi, non avendo soldi, la gente rifà i mutui, devo dire che c'è una partecipazione da parte un po' di tutti, Cassa Depositi e Prestiti, stiamo attivando risorse con la Regione che sta facendo bene la sua parte, per averli almeno a tasso zero. Poi certo il danno è certificato, un domani quando avremo i soldi daremo anche il risarcimento, ma oggi è importante almeno farli ripartire. E poi c'è un problema legato alle attività agricole, lì sono eccellenze, la biomedicale, la motoristica, la ceramica, ma in particolare l'agroalimentare. È una grande eccellenza internazionale che in Emilia ha trovato, io credo, in modo naturale. Lì dalla terra non è come nei paesi baschi, no? Che dalla terra tu fai il pane, da noi dalla terra si fa tutto. Diceva un grande emiliano che è morto pochi anni fa, scrivendo in un suo saggio quel bel pezzo d'Emilia, scriveva che quando noi avevamo avuto bisogno di farci un formaggio ci siamo inventati il parmigiano reggiano, che lo ricordo con orgoglio, è l'unico formaggio a pasta dura al mondo senza conservanti, è una grande realtà che solo lì può essere fatto. Avevamo bisogno di prosciutto, ci siamo fatti il prosciutto di Parma, abbiamo bisogno della pasta per finire il pasto, ci siamo fatti la Barilla. E abbiamo bisogno di girare in macchina o in moto e siamo fatti la Ferrari e la Ducati. Ecco, lì è nato, proprio in quel centro, dove c'è l'epicentro, è nato una grande eccellenza. Quell'eccellenza ha subito un danno bestiale, ma ancora una volta sta ripartendo, perché quella è una terra che vuol bene ai propri figli, anche se devo dire che io una volta dicevo che non so se gli emiliani si meritavano questo Stato. Oggi mi sto chiedendo se questo Stato si merita gli emiliani. Però in qualche modo sta ripartendo. Adesso c'è il problema delle scuole. Si va un pezzo alla volta, l'emergenza. Le scuole riaprono, i container non sono ancora tutti finiti, alcune scuole credo ci vorranno anni per metterle in sicurezza, c'è un problema dei professori anche, molti sono scappati e c'è un po' di carenza d'organico. Insomma, i problemi da affrontare sono ancora tanti, ma dai, ci stiamo lavorando alacremente, da emiliani ci salteremo fuori. Presidente, la Protezione Civile ha stimato 13 miliardi di danni. Lei prima diceva che dallo Stato ne sono arrivati solo 500 milioni. Pochi, pochissimi. Perché tutto c'è ancora questo stallo, ancora fermo in Parlamento? Perché non ci sono soldi. Questo è un paese che ha dilapidato una fortuna. Noi abbiamo ufficialmente 2.000 miliardi di buco in questo paese. Una volta si faceva debito pubblico dicendo ci penserà chi arriverà. E ci siamo arrivati noi. E quindi quelli che dovevano poi fregarsi il problema di questo debito siamo noi. Oggi non abbiamo più un euro. Cioè, anche per gli altri interventi che si stanno facendo, e io ho il terrore perché presiedo questa commissione ambiente, mi devo occupare spesso di dissesto idrogeologico, fra poco arrivano le piogge. Questo è un paese che l'82% è a rischio idrogeologico. Ogni anno abbiamo qualche disgrazia e fra poco c'è il momento critico. Non abbiamo un euro per poter rispondere ai cittadini e quella dell'Emilia è la prova provata. 500 milioni aumentando la benzina, 2 miliardi forse sulla spending review, ma sono tutti da verificare e per ora null'altro. Secondo lei, l'economia emiliana, uno dei motori, se non il motore per eccellenza, soprattutto nell'agroalimentare, come si diceva prima, parmigiano, prosciutti e turistico, non può essere continuato a lasciare solo così. Perché
perché al di là che non ci siano i soldi, la classe politica, non, anche emiliana e non solo, non riesce anche a fare un'azione forte per far uscire questi soldi, tagliando sprechi dove veramente sono inutili. Su questo io sono ormai, da quando sono entrato qua dentro in Parlamento, che cerco di combattere, devo dire molte cose sono state cambiate in questi, io sono qui da 7 anni, ma da 15 anni che si sta cambiando e togliendo sprechi. Gli sprechi però sono all'interno di un sistema di welfare nazionale che andarlo a toccare diventa difficile, lì c'è il grosso del vero buco di questo paese. Ci vorrebbe una grande riforma, devo dire ci si è provato in questi anni a farla, poi il sistema quando arrivi al dunque si mette sempre traverso. Io comincio a nutrire dubbi che una riforma vera e un cambiamento vero in questo paese si possa fare in Parlamento o con la politica. Qui si può, in un range di lavoro che ti rimane, intervenire sulle piccole cose, giornaliere, lo si può fare. Ormai l'Europa ci impone quasi tutto, ci alziamo la mattina con il pensiero di cosa fa lo spread, fino all'altro giorno manco sapevamo cos'era, io sapevo cos'era lo spritz perché da noi è l'aperitivo classico, ma adesso c'è lo spread e bisogna vivere con questa angoscia. E credo che questo sia anche una scusa per farci ricattare dei mercati. Nel momento in cui io vedo che l'Europa con la BCE ci dà 110 miliardi di euro, che dovevano essere dati alle piccole imprese, imprenditori e commercianti, ed era giusto, e alle famiglie, per ristrutturare i debiti, per ripartire, per rifinanziare, per internazionalizzare, questo aveva un senso. E invece se li tengono le banche per chiudere i loro buchi o per comprare botte CCT per lo spread, c'è qualcosa che non funziona più. Mi chiedo se questo paese ha bisogno di una sferzata forte e forse c'è bisogno anche di una certa partecipazione alla politica dei cittadini che oggi se ne stanno un pochettino disinteressando. La disaffezione porta disinteressamento, ma questo porta anche a una cattiva politica, perché se il cittadino sta col fiato sul collo a chi elegge e dopo 5 anni lo giudica perché ha letto e ha saputo cosa ha fatto, forse creiamo anche una classe politica migliore. Se noi continuiamo a votare e poi per 5 anni ci disinteressiamo, alla fine purtroppo la classe politica è quella che non sa più neanche che risposte dare. Dobbiamo fare tutti la nostra parte ed è un compito difficile, ma o lo facciamo alla svelta o qui non ci sono più soluzioni. Infatti Presidente, per finire, cosa si sente di dire ai cittadini emiliani che sono stati colpiti dal sisma? Ma noi abbiamo fatto gli slogan, io ho fatto molto anch'io, nel senso che nel mio piccolo insieme agli amici abbiamo raccolto di tutto. Lo slogan era non molliamo. Non mollare vuol dire sapere che da emiliani noi dobbiamo avere presente cos'è quella terra. Quella terra è una terra che viene considerata dai lombardi meridione, viene considerata dagli altri come nordica, ma è una sorta di autostrada. Avevamo Guareschi che la definiva un'autostrada dove corre parallela il Po, l'Appennino, la via Emilia nel mezzo. Ed è una comunità di intenti che non è mai stata neanche regione, perché prima di Farini quella manco aveva una sua identità, erano ducati, signorie legate però al territorio. Noi, ora dico gli emiliani, non abbiamo paura perché non ci sono paure. Certo, politicamente la soluzione ci sarebbe. Se questo paese diventasse con 21 regioni autonome e non averne 5 che sono di serie A e 16 che sono di serie B. E l'Emilia, regione autonoma, non avrebbe bisogno di chiedere niente allo Stato, farebbe da sola. Non avrebbe bisogno di elemosinare nulla e non avrebbe neanche avuto il problema di dover ripartire. I 13 miliardi avremmo avuto in abbondanza, anzi forse avremmo avuto il resto da regalare allo Stato. Nel momento in cui emerge che noi abbiamo bisogno e non ci sono risposte, credo che l'interrogativo possa porsi.